Campionato italiano velocità 2008, siamo a Monza, l'autodromo Brianzolo ospita la seconda prova del campionato italiano più importante tra gli eventi motoristici nel nostro paese, organizzato dalla Sport Promotion. Andiamo subito sulla griglia di partenza della classe 125, un trofeo motosprint, perché c'è Riccardo Moretti e la sua Honda con la pole position, poi c'è anche Gabriele Ferro che ci saluta a bordo sempre di una Honda, in terza posizione Ravaioli e poi Savadori in quarta posizione. Ottimo spunto iniziale di Gabriele Ferro, con Moretti che però riesce a recuperare la prima posizione, e tutta la gara qui a Monza sarà incentrata su questi quattro piloti: Moretti, Ferro, Ravaioli e Savadori, che si scambieranno di continuo le posizioni con staccate e spallate anche, come in questo caso ad esempio con Moretti che ha un ottimo spunto su Gabriele Ferro. Ferro prova a riportarsi avanti, saranno davvero tantissime le fasi concitate di questa prova. Moretti e Salvadori poi spalla a spalla in questa occasione alla parabolica, perché siamo all'ultima staccata, con Riccardo Moretti che ha un ottimo spunto, allunga la traiettoria e ha ragione, perché riesce a tagliare il traguardo per primo, seguito proprio da Salvadori, e con Ravaioli che riesce a superare Gabriele Ferro. Venerdì sera abbiamo fatto un briefing, che abbiamo provato un po' di cose nuove, no? Allora magari non subito vanno come devono andare. Allora abbiamo fatto un briefing e per sabato mattina siamo riusciti un po' a mettere a posto le cose dopo Mugello, capito? Allora, niente, nel secondo turno abbiamo perfezionato la ciclistica e infatti la mia pole è stata molto... Sono stato l'unico ad andare sotto il 2-2, quindi il 2-3. Allora è stato un po' buono così, poi dopo... Niente, all'ultimo giro ho fatto il mio giro che avevo in mano e... sono riuscito a scappare. Dopo Salvadori è stato bravo, che mi ha tirato una staccata più all'ultima curva. Però poi sono riuscito a staccare un po' più avanti e uscire per primo dalla prima curva e ho vinto. Solita